Eccoci ritrovati a questo secondo appuntamento con il libro di Zygmunt Bauman, L'arte della vita, di cui, come ricorderete, avevo già curato una prima parte, ma mi ero incentrato principalmente sull'introduzione e i primi due capitoli. E prima di addentrarci nell'analisi invece di questo terzo capitolo, ricordiamo brevemente quanti sono stati gli sforzi che gli esseri umani hanno intrapreso per cercare di definire che cosa mai sia la felicità e quanto spesso sia stato difficile, come ci siamo detti, far corrispondere la crescita della felicità con la crescita del benessere economico, della ricchezza o del PIL. Tant'è vero che Bauman ha dedicato notevoli sforzi in questo suo libro a mostrarci che questa correlazione automatica, così tanto decantata da economisti, politici e anche altri esperti, non è spesso qualcosa che noi riscontriamo nelle nostre vite. Ma allora che cosa fa sì che la nostra ricerca della felicità liberi energie? Bauman, nell'apertura del terzo capitolo, dichiara: la mia ricerca della felicità può concentrarsi sulla cura del mio benessere oppure sulla cura del benessere altrui. Le due alternative non si contraddicono necessariamente. Esse possono funzionare in contemporanea senza quasi entrare in conflitto. Tuttavia, mentre la forza centripeta può, per così dire, fare da sé e non ha bisogno per funzionare della forza centrifuga, quest'ultima invece deve avere un contemporaneo effetto centripeto. Prendersi cura del benessere di un altro, essere buoni con un altro, accresce anche la sensazione di benessere del soggetto che si prende cura e, presumibilmente, la sua felicità. In questo caso, la contrapposizione tra egoismo e altruismo si scioglie. I due atteggiamenti sembrano essere in una inconciliabile opposizione reciproca solo se considerati dal punto di vista della forza centripeta. In effetti, quando noi ci chiediamo perché io dovrei essere buono con lui o con lei, oppure quando ci chiediamo che cosa ci guadagno a comportarmi in una certa maniera, ecco che, subentrando il calcolo dei guadagni e delle perdite, e dei costi e dei benefici, noi non siamo più in una prospettiva totalmente centrifuga, ma siamo assolutamente dominati da una prospettiva centripeta, dove quindi il mio benessere e il calcolo, quindi dei vantaggi che una certa azione mi permetterebbe di raggiungere, è qualcosa che predomina su qualsiasi altra considerazione legata alla relazione con l'altro. In tal senso vedremo che nella parte finale del capitolo Bauman dedica delle pagine molto interessanti al confronto con l'etica di Levinas, basata appunto sull'altro e sul volto, e alcuni aspetti invece dell'etica di Friedrich Nietzsche. I filosofi dell'etica hanno spesso cercato di lanciare tra le sponde estreme dell'esistenza, e cioè la cura per il proprio benessere e la cura per il benessere altrui, tentativi di mostrare che ci sarebbero dei vantaggi nel comportarsi in modi positivi nei confronti del nostro prossimo. Eppure, talvolta, lo stesso Grossberg ci fa notare che esiste il cosiddetto nichilismo ironico, e cioè, per quanti sforzi noi si faccia di comportarci nel modo più corretto possibile e essere quindi devoti a una sorta di integrità morale e comportamentale, l'altro non è detto che ci ricambi con la stessa moneta. Eppure, si chiede Bauman, siamo sicuri che comportarsi in termini morali e impeccabili sia una condotta di natura egoistica? Perché se decidi di essere gentile con gli altri perché ti attendi quasi un premio per la tua gentilezza, e se il premio sperato è la motivazione delle tue buone azioni, il tuo modo di agire è davvero espressione di un atteggiamento morale, o non è piuttosto un caso di condotta mercenaria ed egoistica? Per poter capire questo passaggio è molto interessante lo studio riportato dalla Nekama Tech, When Light Pierced the Darkness, nella quale si cerca di mostrare quello che è accaduto a molti ebrei polacchi, laddove nel caso fossero testimoni dello sterminio di loro connazionali, avessero appunto il rischio di morire. In Polonia, infatti, per chi
si macchiava del crimine di aiutare un ebreo a nascondersi, era proprio prevista la pena capitale. Tech ha calcolato la correlazione tra propensione ad aiutare anche a costo di sacrificare se stessi e i fattori di solito ritenuti determinanti del comportamento umano: classe, ricchezza, istruzione, credenze religiose e lealtà politica. E da questo studio è emerso che non esiste alcuna correlazione in tal senso. Chi aiutava gli ebrei non era per niente diverso dal resto della popolazione polacca, sebbene il valore morale della sua condotta e il significato umano delle conseguenze differissero rispetto alla maggioranza. Nel film russo Vremya Bedi, che significa più o meno tempi difficili, una vecchia contadina, testimone inerme delle atrocità della collettivizzazione forzata e poi dell'occupazione nazista, non regge più e si dà a fuoco. Dal suo cappello in fiamme si odono le sue ultime parole: "Perdonatemi tutti se non vi ho potuto aiutare." E in un episodio apocrifo del Talmud, un saggio che porta con sé un asino carico di sacchi pieni di cibo incontra un mendicante che gli chiede qualcosa da mangiare. Allora generosamente si ferma e cerca di aprire i sacchi più in fretta che possa, ma il digiuno prolungato ha il sopravvento e il poveretto muore. Il saggio, disperato, cade in ginocchio e prega Dio di punirlo per non aver salvato la vita di un mio simile. Per quali motivi si possa reagire in modi così diversi a situazioni apparentemente identiche, era e resta un mistero che tuttora teologi, filosofi e studiosi delle scienze umane vorrebbero in qualche modo decifrare. I teologi vorrebbero infatti comprendere ciò che è incomprensibile, la saggezza della creazione di Dio e della gestione divina degli affari umani, che rivelerebbe un collegamento difficile da dimostrare della vita felice con la grazia divina. I filosofi non si daranno pace finché non si troverà una logica che ridimensioni quei fenomeni come creazione della fantasia. E gli scienziati, in pieno accordo con gli esperti della tecnologia, vogliono conoscere le leggi che determinano la forma e il comportamento delle cose animate e inanimate. E gli educatori, ovviamente, sognano allievi simili a un pianoforte ben accordato, che alla pressione di un tasto producano regolarmente i suoni previsti nello spartito, senza la minima nota dissonante.